Ruggero D'Amato, segretario regionale OSAP. A breve un incontro con il prefetto. Qual è la situazione delle carceri italiane in genere e a Foggia in particolare o nella regione e cosa chiederete al prefetto? Allora, noi avremo l'incontro con l'eccellenza prefetto e con il magistrato di sorveglianza di Foggia. La situazione delle carceri italiane più o meno è alla cronaca di tutti. C'è una carenza di personale di polizia penitenziaria che si attesta intorno alle 8.000-9.000 unità. Nella regione Puglia si attesta intorno alle 800-900 persone nel ruolo soprattutto di agenti e assistenti capo. In Puglia particolarmente i carceri più attenzionati, che hanno più problematiche di tutti, in testa abbiamo quello di Foggia, quello di Taranto e quello di Bari. Foggia ha bisogno di un'attenzione particolare dello Stato, quindi questa è la massima rappresentanza dello Stato nella provincia, il prefetto, dove chiederemo l'invio immediato di almeno 40 uomini, come il ministro Lamorgese ha dichiarato per il territorio, per le altre tre forze di polizia. Noi chiediamo stessa attenzione da parte del ministro della giustizia e di far entrare in pieno titolo nella riforma della giustizia la riforma del sistema penitenziario e della polizia penitenziaria, perché gli uomini e donne della polizia penitenziaria sono quelli che custodiscono tutte quelle persone che traggono in arresto le altre forze di polizia e devono espiegare la pena. La questione principale di Foggia è questa. Foggia, come gli altri istituti, non ha una popolazione detenuta che sono tutti facinorosi, ma c'è una piccola branca della popolazione detenuta che vuole prevaricare sia sugli altri detenuti e sia sullo Stato. Quindi lo Stato, attraverso gli organi di polizia e gli organi di controllo come direttore e provveditore, hanno il dovere e l'obbligo di garantire ordine e sicurezza all'interno degli istituti, di garantire che la stragrande maggioranza dei detenuti espletano la sua pena e ritornano nel tessuto sociale. Però oggi questo non c'è, non esiste, perché non c'è personale, non c'è una catena di comando oggi stabile a Foggia. Noi chiediamo una catena di comando stabile a Foggia che dia direttive certe ai poliziotti e alle poliziotte che operano all'interno del carcere di Foggia e riportano lo Stato. Possiamo fare qualche esempio di ordinario episodio di violenza che si vive, che gli agenti di polizia penitenziaria vivono all'interno delle carceri? Guardi, è così drammaticamente facile dirlo. Pressione psicologica, hanno minacce verbali e aggressioni fisiche, senza che lo Stato gli garantisca la sicurezza attraverso strumenti giurisdizionalmente idonei, quali quelli anche di sanzioni disciplinari e penali, che facciano capire alla popolazione detenuta, ripeto, a quella frangia di popolazione detenuta che cerca di destabilizzare lo Stato, attraverso pene, attraverso anche limitazioni di diritti aggiuntivi, perché noi siamo per i diritti aggiuntivi per i detenuti, per il reinserimento sociale, ma chi dà seria dimostrazione che vogliono recuperare, perché il carcere è come una famiglia. Se al proprio figlio non si danno delle regole e non si dice no, oggi questo non te lo do perché hai fatto questa marachella, idem deve essere fatto, e a maggior ragione all'interno di un'istituzione quale il carcere.